Vediamo dunque come si realizza l'esperimento con il sonometro. L'obiettivo dell'esperimento è misurare la velocità delle onde lungo la corda metallica considerata. Sappiamo infatti che le onde stazionarie sulla corda si formano grazie all'interferenza, cioè alla sovrapposizione, di onde progressive e regressive che continuamente vanno avanti e indietro lungo la corda e rimbalzano riflettendosi all'estremità. Sappiamo anche che le onde stazionarie sono in numero infinito e che la condizione affinché un'onda possa risuonare lungo la corda e diventare stazionaria è che nella lunghezza L della corda entrino esattamente un numero intero di mezze lunghezze d'onda. In particolare l'armonica fondamentale o modo fondamentale risonante o anche prima armonica. Sappiamo che ha una lunghezza d'onda pari al doppio della lunghezza della corda e sappiamo che la sua frequenza di oscillazione, per esempio di questo unico antinodo, è F1 e moltiplicando la lunghezza d'onda per la frequenza troviamo la velocità di quelle onde progressive e regressive che generano con la loro interferenza questa onda fondamentale. Poi c'è la seconda armonica con lunghezza d'onda metà rispetto alla prima armonica e frequenza doppia. E sappiamo che le onde progressive e regressive che generano la seconda armonica, pur avendo lunghezza d'onda più corta della prima armonica, infatti è la metà, viaggeranno alla stessa velocità della prima armonica. E così via con la terza armonica e con l'ennesima armonica, la cui frequenza di vibrazione è molto più alta. Per esempio, questa è l'ottava armonica, si riconosce dagli 8 antinodi. Ha una frequenza di oscillazione che è 8 volte questa, la F1, e una lunghezza d'onda che è 8 volte più corta, un ottavo della lambda 1. Tuttavia, la velocità delle onde progressive e regressive che generano quest'onda stazionaria ottava armonica, pur essendo delle onde molto strette, come si vede dal disegno, viaggiano tutte alla stessa velocità come le onde progressive e regressive delle armoniche inferiori. Infine va ricordato che la corda non è che vibra soltanto in una di queste armoniche, vibra contemporaneamente in tutte le armoniche. Quindi vibra sia così, ma contemporaneamente vibra anche così e con la terza, la quarta, la quinta, tutte quante le armoniche contemporaneamente sono presenti nel movimento della corda. Il nostro obiettivo è misurare la velocità di queste onde progressive e regressive. Siccome queste velocità sono tutte uguali, la misureremo attraverso soltanto la prima armonica con questa formula. La lunghezza d'onda della fondamentale la conosciamo automaticamente perché è il doppio della lunghezza della corda. Noi misureremo col metro a nastro la lunghezza della corda e poi raddoppieremo. Invece, la frequenza dell'armonica fondamentale la ricaviamo dallo spettro armonico di Fourier. Infatti noi sappiamo che lo spettro armonico è un diagramma, un grafico che riporta le varie frequenze, cioè i vari modi normali in cui vibra la corda, quelli che abbiamo visto prima. E possiamo leggere direttamente la frequenza della prima armonica, qui c'è un esempio in cui la prima armonica sono 100 Hz, oppure possiamo ricavare la frequenza della prima armonica anche andando a guardare tutte le armoniche successive perché saranno tutte distanziate di una quantità pari alla prima armonica. La differenza di frequenza fra due armoniche successive, come è indicato qui, Fn più 1 meno Fn, quindi la differenza per esempio fra 400 e 500, è sempre uguale alla F1, è sempre 100 Hz in questo esempio. Quindi noi con Audacity registreremo il suono emesso dalla corda vibrante, poi andremo a calcolare tutte queste differenze, ne faremo la media e la media di tutte queste differenze è F1. In questo modo ricaveremo la velocità delle onde lungo la corda. Poi ripeteremo l'esperimento accorciando la corda, bloccandola in un punto qualunque e quindi costringendo l'armonica fondamentale ad una lunghezza d'onda più corta di prima. Quindi tutte le armoniche avranno lunghezze d'onda più corte rispetto a quelle di prima, ma noi ci concentreremo soltanto sulla fondamentale, che avrà lunghezza d'onda pari a 2L'. L' è la nuova lunghezza della corda. Questa lunghezza d'onda della fondamentale, come prima, ci servirà per calcolare la velocità delle onde lungo la corda.
insieme alla nuova frequenza dell'armonica fondamentale che è F1' e che, siccome la corda è stata accorciata, la nuova frequenza fondamentale sarà maggiore di quella di prima. Infatti, dal confronto dello spettro del secondo caso vediamo che con quello del primo caso vediamo che le frequenze sono tutte più grandi rispetto alle frequenze precedenti, perché la corda più corta genera frequenze più alte. A noi serve la frequenza fondamentale, la potremo misurare direttamente, ma meglio ancora la ricaveremo attraverso le differenze tra armoniche successive, come abbiamo detto anche prima. Quindi F1' la ricaviamo dallo spettro armonico di Audacity. Dal prodotto misureremo la velocità e vedremo che questa velocità viene lo stesso valore di prima con la corda più lunga. Quindi, malgrado noi abbiamo accorciato la lunghezza d'onda, questa era quella lunga, abbiamo accorciato la lunghezza d'onda della fondamentale, l'abbiamo accorciata, eppure la velocità vedremo che non dipende da lambda e neanche da F. Quindi, malgrado la nuova armonica fondamentale abbia una lunghezza d'onda più corta, una frequenza più alta rispetto a prima, però la sua velocità sarà la stessa. Questa è la prima parte dell'esperimento. La seconda parte dell'esperimento consiste nel vedere precisamente da cosa dipende la velocità delle onde lungo la corda. Già sappiamo la risposta: dipende dalle caratteristiche del mezzo, cioè della corda, e in particolare dipende dalla sua rigidità e dalla sua densità. Questa è dunque la seconda parte dell'esperimento. La velocità delle onde non dipende da lunghezza d'onda e frequenza, questo l'abbiamo visto nella prima parte, ma dipende dalla rigidità e dalla densità. In che modo? Se aumentiamo la rigidità del mezzo, e questo vuol dire tirare la corda e aumentare la sua tensione, allora la velocità delle onde cresce. Se invece prendiamo una corda più spessa, con una maggiore densità, allora la velocità delle onde diminuisce. Questa seconda parte dell'esperimento si realizza in questo modo: si lavora sempre con la frequenza fondamentale, ma si tira la corda attraverso un dinamometro tarato in chilogrammi peso, e la misura indicata dal dinamometro sarà la tensione, cioè la forza con cui viene tesa questa corda. Inoltre anche la densità della corda è nota, si chiama densità lineare, ed è espressa da questa relazione, cioè è la massa per unità di lunghezza, sarebbero i grammi per metro di lunghezza in pratica. E sempre col procedimento di prima, cioè misurare la lunghezza d'onda fondamentale raddoppiando la lunghezza della corda, misurare la frequenza fondamentale con lo spettro di Audacity, quindi moltiplicando queste due quantità misurate, misureremo anche la velocità delle onde lungo questa corda e verificheremo che la velocità è data da questa formula, cioè radice quadrata della tensione diviso la densità lineare di massa. Questa formula è anche abbastanza intuitiva, perché la tensione sta al numeratore della formula, vuol dire che se aumentiamo la tensione, cioè se tiriamo con più forza con il dinamometro, tiriamo questa corda e la tendiamo, allora crescerà anche la velocità. E se invece passiamo a una corda più densa, che ha una maggiore densità lineare di massa, allora, siccome sta al denominatore, la velocità sarà più lenta, la velocità delle onde, come spiegato qua. Questa formula noi ci limiteremo a verificarla sperimentalmente, però vediamo che in pratica è una scelta obbligata questa formula. Se noi abbiamo detto che la velocità deve dipendere soltanto dalla tensione e dalla densità lineare, quindi da queste due grandezze fisiche, la tensione e la densità lineare, l'unico modo di combinare queste due grandezze fisiche in modo tale da dare una velocità è di fare questo rapporto sotto radice quadrata. Infatti questa combinazione qui è l'unica che permette, si vede con le unità di misura, di ottenere una velocità come risultato della formula. Infatti newton diviso chilogrammi al metro, che è l'unità di misura della densità lineare di massa, ricordiamo che newton è chilogrammi per metro al secondo quadrato, e facendo le semplificazioni
in uscita abbiamo metri al secondo. Quindi l'unica combinazione di queste due grandezze fisiche, tensione e densità lineare di massa, che può dare in uscita una velocità è questa. Dunque l'esperimento nella seconda parte, per concludere, consiste nel misurare la velocità che io ho chiamato cinematica attraverso la lunghezza d'onda, il doppio della corda, e la frequenza misurata con Audacity dell'armonica fondamentale. Questa è una misura cinematica, perché non ci sono le forze, le tensioni, ci sono soltanto le grandezze cinematiche. Dopo aver misurato questa velocità, si va a calcolare e a misurare la velocità che io chiamo dinamica, perché è ottenuta appunto con la tensione variabile del dinamometro. E quindi si tratta di confrontare i due valori ottenuti con queste due formule e verificare che effettivamente i valori sono uguali o quasi uguali. Ora vediamo i risultati sperimentali ottenuti.